minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nel Giardino dei Frati, proprio per leggervi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrive al suo ministro provinciale, nonché direttore spirituale, il 15 aprile del 1915. Lo sappiamo, Padre Pio era a Pietrelcina perché una strana malattia non gli permetteva di vivere insieme agli altri frati in convento e quindi riusciva a stare bene solo a Pietrelcina. E lui racconta al suo padre spirituale, al suo ministro provinciale, quello che avveniva. Infatti in questa giornata il suo racconto è riguardo a qualcosa di terribile che gli accade. Mio carissimo padre, Gesù sia sempre con voi ed egli vi rimuneri del bene che fate all'anima mia. Eccovi padre la lettera per quell'anima di Barletta. Purtroppo il testo di questa lettera, raccontano i curatori dell'epistolario, non è stato conservato. Troppo mi costa per aver scritto questa lettera. Il demonio, arrabbiatissimo contro di me, non ha smesso nessuna mala arte per ciò impedire. Egli mi ha martirizzato sotto ogni rispetto. Due lunghissimi giorni ho dovuto sostenere tutto il suo furore per poter scrivere quello che pure, con l'aiuto di Gesù, sono riuscito a scrivere. Egli non vuol darsi proprio per vinto, mi guardi il Signore dal dargli ascolto e dal cedere alle sue vergognose mire. Veramente, vi sono dei momenti, e questi non sono troppo rari, nei quali mi sento come schiacciato sotto la potente forza di questo triste cosaccio. Non so proprio a quale mezzo appigliarmi. Prego, e molte volte la luce tarda a venire. Cosa devo fare? Aiutatemi, per carità, non mi abbandonate.